Sandra e con oggi inizia il Tuscany Rock Tour. Oggi siamo alla prima tappa e più precisamente a Valli Sotto, borgo sorto accanto all'omonimo lago che contiene circa 35 milioni di metri cubi d'acqua ed è di origine artificiale. Il lago di Valli si è formato infatti in seguito allo sbarramento del torrente Edron e alla costruzione della diga idroelettrica che è iniziata nel 1941 ed è terminata nel 1947. Le acque del lago, salendo di livello, arrivarono a nascondere del tutto i borghi di Pantano, Piari e le famose fabbriche di Careggine e gli abitanti furono costretti ad abbandonare le proprie case. In caso di manutenzione necessaria, il lago viene svuotato e riaffiorano le rovine delle fabbriche, detto anche il paese fantasma, costruito nel 1270 in epoca medievale. Un tempo era un borgo di fabbri ferrai provenienti da Brescia che lavoravano il ferro estratto dal Monte Sambura. Si narra che nei periodi in cui il lago viene svuotato e il paese riemerge, gli antichi abitanti facciano ritorno alle proprie case. L'ultimo svuotamento risale al 1994 ed è difficile prevedere quando sarà il prossimo. E adesso proseguo con il viaggio e vi aspetto alla prossima tappa.